tutti, benvenuti a una nuova puntata di Elettorando. Oggi con noi un altro ospite autorevole, un notissimo avvocato e sindaco di Pratasannita, e con noi l'avvocato Damiano De Rosa, candidato alla regione Campania per le prossime regionali con Fratelli d'Italia. Buonasera avvocato. Buonasera dottore, buonasera a tutti i telespettatori di Caserta Sera. Avvocato, con lei ha un notissimo studio che tutti conoscono, studio legale, è sindaco di Pratasannita, ora è candidato alle regionali. È passione, o orgoglio o particolarmente voglia di dare una mano agli altri? Guardi, io innanzitutto vi ringrazio per questa opportunità, perché in questo periodo di emergenza Covid ritengo che il mezzo televisivo e i social siano il metodo e il mezzo anche più sicuro per far conoscere ai cittadini il perché, le motivazioni e ciò che ci spinge a candidarci al servizio dei cittadini. Io posso dire che la mia candidatura nasce da questa esperienza come sindaco del comune che amo, il comune di Pratasannita, e che mi ha permesso di capire che per amministrare ci vuole poco, ci vuole solo un po' di buonsenso, e per me che fino a 46 anni ho vissuto solo ed esclusivamente nel settore privato, basta semplicemente portare nel pubblico la voglia di fare, la voglia di innovare e un minimo di buona volontà al servizio dei cittadini. Quando io mi sono candidato come sindaco al comune di Pratasannita, ho dovuto chiedere ai miei elettori una linea di credito, perché io non avevo mai amministrato, quindi potevo essere simpatico, potevo essere un bravo avvocato, potevo essere un bravo docente della scuola di specializzazione, ma come capacità amministrativa non avevo delle garanzie da spendere. I cittadini mi hanno dato credito e posso dire che oggi invece, a poco più di un anno, Covid compreso, dalla mia elezione a sindaco del comune di Pratasannita, il programma elettorale che noi avevamo propagandato nel momento in cui ci siamo proposti con questa lista Rinnoviamo Pratasannita, al 30 settembre, con l'installazione delle telecamere di sicurezza, di videosorveglianza nel paese, progetto esecutivo firmato da me qualche giorno fa, posso affermare con fatti alla mano che tutto il programma elettorale in poco più di un anno è stato interamente realizzato. Guarda, io lo devo fermare, altrimenti non riusciamo a fare tutte le domande. Intanto ci dica un motivo per il quale dovrebbero votarla, proprio sintetico. Quale potrebbe essere il motivo? Guardi, io dico, come dire, ripetendo uno slogan che ho letto sui social, il voto non si chiede, il voto si merita. Io chiedo ai cittadini semplicemente di valutare, attraverso una semplice analisi documentale dei social, di tutte le iniziative ad oggi realizzate nel mio comune, ma lei prima, quando ha fatto la presentazione, ha dimenticato, così forse di sfuggita, di dire che io faccio parte della giunta esecutiva della comunità montana zona del Matese. Certo, anche lì c'è la testimonianza tangibile del mio amore per il territorio, del mio attaccamento per questo territorio matesino. In tutti gli incendi, in tutte le situazioni di emergenza, o io, o il presidente della comunità montana, o qualche collega assessore, siamo sempre stati presenti per risolvere le situazioni di criticità. Quindi io ai miei elettori non chiedo il voto, chiedo semplicemente di valutare i fatti tangibili che sono la dimostrazione di quello che io potrei fare laddove dovessi essere scelto dai cittadini della provincia di Caserta e come loro candidato al Consiglio regionale. C'è un obiettivo in particolare che lei affronterà immediatamente dopo la sua eventuale elezione? Allora, guardi, sinteticamente sono 3-4 punti quelli che io ho particolarmente a cuore, essendo comunque un rappresentante dell'Alto Matesino e di tutta la provincia di Caserta. Sicuramente c'è da gestire bene, bene, in maniera seria, il passaggio da parco regionale a parco nazionale del Matese, quindi non solo limiti, ma opportunità per i cittadini che fanno parte del parco, cosa che fino ad ora non è stata. Bisogna risolvere proprio, mi perdonerà se dico una cosa forse un po' spicciola,
ma i problemi di tutti i giorni. Bisogna risolvere il problema di questo benedetto ponte sul Volturno, perché i cittadini non possono vedersi tagliati in due il proprio territorio per la incapacità di o riparare definitivamente questo benedetto ponte o di realizzarne uno parallelo in maniera tale che non ci siano più questi disagi. E ovviamente l'ospedale di Piedimonte, ma non solo l'ospedale di Piedimonte, anche il potenziamento di tutta una serie di presidi sanitari territoriali che nelle nostre zone di frontiera, che nelle nostre zone che sono considerate diciamo periferie dal punto di vista del raggiungimento e quindi zone particolarmente disagiate, la presenza e il potenziamento delle strutture territoriali del medico di base e delle strutture dei quali lo stesso si può avvalere sono secondo me una esigenza prioritaria. Signora, lei parlava della sanità, prendo spunto da questo. Ecco, lei che idea si è fatta? Sul DEA Piedimonte è già DEA, non è DEA. Secondo lei potranno, dopo tutti questi attacchi, all'improvviso il governatore della Campania tirare fuori il lasso dalla manica? Ci può stare qualcosa di che a noi ci sfugge, che magari ha fatto? Allora, guardi, io mi piace giocare a carte. L'asso deve essere asso, una destra, una scartina. Se l'asso è questa deliberazione firmata dal dottor Ferdinando Russo il 4 agosto, quando normalmente tutti i dirigenti sono in ferie, ma probabilmente è stato richiamato in servizio per fare questo provvedimento, se questo è la testimonianza di ciò che è l'ospedale di Piedimonte Matese, c'è veramente poco, perché un DEA di primo livello si fa con il personale, con le strutture specializzate, con i servizi, con le apparecchiature, tutte cose che al momento mancano. La deliberazione di cui parlo, lo dico e lo ripeterò fino alla noia, io sono un tecnico, quindi sono abituato a leggere le carte, di questa deliberazione basta leggere semplicemente l'oggetto. L'oggetto dice: presa d'atto dell'idea progettuale di trasformazione dell'ospedale di Piedimonte in DEA di primo livello. È un'idea. Prendiamo atto che c'è questa idea, ma dall'idea al realizzare una struttura fiore all'occhiello, come sembra che la si voglia far passare, a 20 giorni dalle elezioni, io come cittadino, non come politico, mi sento preso in giro. Penso che i cittadini valuteranno bene tutte le prese in giro che in questo momento, questa è una delle tante, ma che in questo momento si stanno facendo solo e semplicemente per fare campagna elettorale di bassissimo livello. Avvocato, invece io le faccio un appello come giornalista e come cittadino. Ecco, le chiedo se lei dovesse andare in regione un'attenzione particolare, perché qua di idea si parla, poi se ne parlerà ancora, però la conclusione non sappiamo quando si arriverà. È fondamentale uno spazio per l'atterraggio dell'elicottero, per l'eliambulanza. Ecco, si impegnerà, farà qualcosa per quanto di sua competenza affinché a Piedimonte ci sia uno spazio, non ci vuole molto, non c'è un impiego di soldi, quindi qualcosa... Guardi, io le dico di più, il territorio nostro da questo punto di vista agevola, perché spazi... Cioè, se ne trovano ovunque. Per fare un punto di atterraggio per l'eli soccorso, insomma, non è che ci vogliano queste grandi risorse, ci vuole solo un po' di impegno, presenza costante, bisogna martellare, bisogna mettersi in televisione, bisogna andare sui giornali, bisogna chiedere a tutti di dare voce, soprattutto a questi territori, al territorio matesino, all'Alto Casertano, alla provincia di Caserta, che finora purtroppo è stata sempre lasciata indietro. Allora, questo è l'impegno che io mi posso mettere, non mi piace fare promesse. Sicuramente, come ho fatto trasferendo la mia capacità professionale nell'attività di sindaco, di assessore della comunità montana, farò la stessa cosa, metterò la stessa grinta, la stessa capacità polemica, la stessa, mi si lasci passare il termine, aggressività nel presentare le richieste solo ed esclusivamente al servizio del territorio, a tutela dei cittadini. Una promessa che lei non farebbe mai agli elettori? Di risolvere in un anno il problema della terra dei fuochi. Questa è una cosa che non mi va giù, io vengo da quei territori, so bene che cosa significa mettere mano seriamente ad un processo di bonifica seria, fatta veramente bene,
di un sito così difficile da gestire, e quindi chi fa questo tipo di promesse o non conosce la terra dei fuochi o sta mentendo sapendo di mentire. Siamo verso la fine, la domanda che non le abbiamo fatto, che lei vorrebbe rispondere. Si faccia la domanda, come dice Marzullo, e si dia una risposta, se ci può pensare un attimo. Ma guardi, io vorrei che venissero prese un po' più in considerazione le fasce deboli. Le fasce deboli, faccio riferimento soprattutto alle persone con disabilità, perché penso che siano una categoria che troppo spesso viene lasciata indietro, e quindi questa ecco, è la domanda che vorrei mi fosse fatta: che cosa si farebbe per aiutare di più queste categorie che proprio per una disabilità meritano una maggiore attenzione e meritano forse più servizi e maggiore considerazione. Le faccio davvero l'ultima domanda: qual è stato il messaggio oppure la raccomandazione che eventualmente le ha fatto Giorgia Meloni, perché so che anche è amico? Sì, guardi, il Presidente, questo poi ritorno anche al mio ingresso nel partito, nel Presidente Giorgia Meloni, sicuramente una maggiore attenzione ai territori come quelli nostri, territori di confine, considerati come territori disagiati, all'interno del quale io porterò la mia capacità, anche il mio carattere un po' più moderato. C'è stata, come lei sa, un'apertura del Presidente qualche mese, qualche anno fa, proprio a questa fetta di elettorato moderato e cattolico, fetta alla quale io appartengo proprio di per formazione genetica. Guardo, veramente l'ultima, poi basta. Proprio, si vuole dare un messaggio, una notizia breve, come diciamo noi in gergo giornalistico, ai suoi elettori. Ai miei elettori, ma io più che agli elettori voglio parlare agli amici e alle persone che hanno scelto di seguire questo percorso politico di rinnovamento. Io sul telefonino, questa è la cosa che mi spinge ad andare avanti, in privato sto ricevendo una marea di messaggi di persone che conosco sui social o conosco per sentito dire, e che indipendentemente dall'appartenenza ideologica o dall'appartenenza politica mi spingono ad andare avanti a difesa e a tutela del territorio. Quindi a queste persone chiedo di continuare a battersi affinché il territorio dell'Alto Casertano, il territorio matesino in particolare, finalmente dopo tanti anni abbia un rappresentante che sappia portare la loro voce all'interno del Consiglio regionale. Ebbene, siamo proprio alla fine, ricordiamo che per chiedere uno spazio in questa trasmissione basta scrivere a l.applauso@email.it. La nostra trasmissione termina qui, grazie al candidato di Fratelli d'Italia alla Regione Campania, l'avvocato Damiano De Rosa, alla regia e a voi che ci avete seguiti da casa. Arrivederci, alla prossima sigla.